Per il giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo, Torino ha voluto ricordare con una mostra uno dei più gravi episodi terroristici che subì: l'assalto alla scuola d'amministrazione aziendale, la SAA, da parte del gruppo terroristico di Prima Linea. Tra quei ragazzi c'erano anche 3 studenti biellesi. Fu un'azione cruenta che provocò il ferimento di 10 persone, 5 docenti e altrettanti studenti. Rodolfo Poli era uno dei massimi dirigenti della Digos a Torino in quel periodo e fu anche tra i primi ad intervenire. Ci riporti in quel momento preciso che cosa è successo? Sì, ricordo quello che è successo come se fosse capitato una settimana fa o un mese fa. Dicevo ad altro proposito che il fatto della scuola di amministratore aziendale è stato uno dei peggiori che io abbia vissuto qui a Torino. Altrove ci sono state situazioni anche peggiori, però è chiaro che la situazione torinese è quella che ho avuto l'avventura di conoscere meglio. Quel pomeriggio ero semplicemente a casa, qualche volta i poliziotti vanno anche a casa per pranzo, e avevo appena finito di mangiare, mi è arrivata la telefonata. Mi è arrivata la volante sotto casa e quindi in 10 minuti siamo arrivati in via Ventimiglia, dove ho trovato un collega che era più vicino di me, quindi è arrivato qualche minuto prima, che era con le mani nei capelli. E poi sono entrato, da un lato ho visto quello spettacolo bene illustrato da una foto che in bianco e nero, ma chiaramente fosse a colori sarebbe ben altro l'impatto visivo ed emotivo. E poi mi sono ritrovato tutta questa gente che era stata sequestrata e che aveva sentito spari, eccetera, che erano fuori di controllo, correvano di qua e di là senza sapere cosa dire, cosa fare, se non gridare scompostamente. E poi li abbiamo riuniti nell'aula magna e da un canto abbiamo cercato di sopire un pochettino per quanto possibile le tensioni e dall'altro canto cominciare i nostri accertamenti, che non immediatamente ma dopo qualche anno sono arrivati a buon fine, e quelli che hanno partecipato a quell'azione lì, se non ricordo male, sono stati individuati tutti e mandati davanti al giudice.